i giapponesi sono dei pazzi. Ecco, se ti piace proprio questo aspetto e vuoi a tutti i costi fare un viaggio un po' pazzo, perfetto, il Giappone è esattamente la meta che ti consiglio. Abbiamo parlato più volte dei trasporti durante i tour, però questa volta ti racconto due particolarità dei mezzi di trasporto giapponesi che veramente non ti immaginerai nemmeno. Intanto ti chiedo se sai cos'è lo Shinkansen. Sono i treni proiettile e sono in grado di raggiungere oltre i 440 km di velocità massima. Non so se ti rendi conto della velocità. Sono puntualissimi, sono pulitissimi e li puoi usare senza nessun problema, nessuna difficoltà per spostarti un po' dovunque in Giappone. Ti dico anche di più, sono in genere la scelta più economica, più veloce e anche quella giusta se vuoi personalizzare al massimo il tuo viaggio. Oh, bene, arriviamo alla notiziona. Esisterà il treno Hello Kitty Shinkansen. Hello Kitty Shinkansen. Hello Kitty Shinkansen. Ecco, questa è una delle tante particolarità o pazzie dei giapponesi che però tanto ci piacciono. E ti devo dire che c'è un'attesa incredibile per l'inaugurazione di questo treno, perché loro sono appassionatissimi di cartoni animati, di manga. E anche tu, quindi, se vuoi, potrai sfrecciare su un treno a tema Hello Kitty super veloce, bianco e rosa, ovviamente, tra la stazione di Osaka e la stazione di Fukuoka. La particolarità del treno non è che si ferma solamente ai colori esterni, perché anche l'interno sarà a tema Hello Kitty. In particolar modo il secondo vagone del treno, che sarà tutto il treno molto elegante e ispirato al mondo di Hello Kitty. Però attento a non buttarla tutta in ridere, perché i giapponesi sono molto intelligenti e vedono il business a 100 km di distanza. Intanto è il business legato al marchio di Hello Kitty. Però si dice, perché tutto è ancora in fase di progetto, che una carrozza sarà dedicata proprio alla vendita di prodotti e alimenti per stimolare l'economia locale e quindi anche qui un buon occhio anche al business. Non so se questo del treno di Hello Kitty sia proprio un motivo in più per scegliere il Giappone come meta per il tuo prossimo viaggio, ma magari se anche tu hai quella pazzia che abbiamo anche noi, sì. Bene, ti dico un'altra cosa particolare, non una pazzia, ma qualcosa che ti può interessare sempre sui trasporti di questo paese. È una notizia ufficiale e il Giappone adesso ha più punti di ricarica per auto elettriche rispetto alle stazioni di servizio tradizionali. Cioè praticamente trovi punti di ricarica per auto elettriche un po' su tutte le strade e ovviamente, trattandosi di giapponesi, sono affidabili e sono molto veloci e semplici da utilizzare, perché se i giapponesi fanno qualcosa di solito lo fanno sempre bene. Ovviamente c'è tutta una serie di incentivi per le auto elettriche, ma le auto elettriche stranamente non è che siano così tante. Come mai? Anche questo in realtà è un aspetto positivo, perché gli incentivi statali vanno molto in questo momento anche alla progettazione di auto ad idrogeno, quindi se vuoi forse ancora più avanti. E anche questo ovviamente è un business enorme per il Giappone e non solamente per il Giappone. Questo è proprio per dirti quanto sono avanti i giapponesi. Ora non credo che nemmeno questa notizia ti cambi la vita, però magari ti sta facendo capire che stai scegliendo un paese all'avanguardia, attento all'ambiente, molto attivo e anche soprattutto un po' pazzo, il che ci fa tanto piacere e non guasta mai. Ok, oggi abbiamo parlato proprio di due particolarità su questo paese e se stai organizzando il viaggio, vuoi organizzare il viaggio proprio in Giappone, chiedici pure che magari ti possiamo essere di aiuto. E come al solito, sempre un piccolo favore, se questo video ti è piaciuto, condividilo, a noi fa molto piacere e magari trovi qualcuno che in questo momento il viaggio in Giappone lo sta proprio organizzando e può far piacere anche a lui. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!